back in ETV. Benvenuti a Balconi TV. Schio, noi siamo Carla e Anna. E oggi con noi c'è Igi. Di starci dentro questa boggia infernale, senza né capo né coda, che non sa dove andare, che c'ha sempre un fottuto bisogno di seguire un cretino, che lui sì che lo sa cosa si deve fare. Dei problemi fa tabula rasa, risolvo tutto in un battibaleno, ti riformo anche il cesso di casa, ti conduco nell'arcobaleno. Per 30 anni si è fatto le leggi per evitare di andare in prigione, ha trasformato la giustizia in un canotto smordicchiato da un Doberman, ora lo so che sarò citato a giudizio ai domiciliari, accusato da tutti gli animalisti di aver offeso i Doberman. Come si fa a trovare un senso in questa selva di opinioni? Che mi viene da pensare al tempo, a tutto sto mare di tempo sprecato. Occhio per occhio, stacchio pistacchio, io sto con Stacchio, tu con Pinocchio. No, Pinocchio sei tu, sto con Pistacchio. Occhio per occhio, comincio a tremare un po' di paura per quello che percepisco attorno. Una compressione pericolosa, pronta ad esplodere in ogni momento. Dei problemi fa tabula rasa, risolvo tutto in un battibaleno, ti riformo anche il cesso di casa, ti conduco nell'arcobaleno. E per 30 anni si è fatto le leggi per evitare di andare in prigione, ha trasformato la giustizia in un canotto smordicchiato da un Doberman. Occhio per occhio, stacchio pistacchio, io sto con Stacchio, tu con Pinocchio. No, Pinocchio sei tu, sto con Pistacchio. Occhio per occhio. Igi, caro. Io so, ho capito chi è Pistacchio, ma Stacchio, chi è? Stacchio. Stacchio è un benzinaio, spero sia ancora vivo, abbastanza anziano. Ci fu una rapina a fianco del suo benzinaio, lui vide dei rom entrare, poi si è saputo che erano dei rom, con dei Kalashnikov, prese il suo fucile, aveva il porto d'armi e l'intento era di difendere la persona che lavorava lì, che era una sua amica cara. Escono i rom, lui intima l'alto, loro sparano colpi di Kalashnikov, non lo prendono per fortuna, lui spara e invece becca uno al ginocchio. Questo qui scappa via con gli altri, guida la macchina, lo trovano morto dopo 2-3 ore, l'aorta, insomma, ha perso tutto il sangue e l'hanno lasciato lì, i suoi compagni. Quindi da lì parte tutto un ambaradan, che questo è un assassino o non è un assassino, diventa un caso nazionale. A un certo punto su Facebook ti compare il solito Salvini di turno, che lo abbraccia con la maglietta "Io sto con Stacchio". E da lì la mente malata di uno comincia a fare Stacchio, Pistacchio, Pinocchio, tira fuori cose. E poi ho scritto un post su Facebook che era da Stacchio Benzina col Piombo.
che mi pareva anche simpatica, però una frangia di leghisti ha cominciato ad offendermi, si è incazzata e mi ha scritto delle cose terribili. Da qui è venuta fuori questa canzone, insomma, cioè l'opinione, la cattiveria, la voglia di sfogarsi, insomma, quella roba lì. Ma quando scrivi tu ti ispiri comunque a fatti di cronaca oppure ti vengono così? No, va abbastanza a caso. In questo caso è andata così e secondo me è venuto un bel pezzo. Tanto che è finito in finale al premio Bertoli 2015, l'anno scorso, ma non sono potuto andare perché in contemporanea avevo la tournée. Anzi, in verità hanno spostato la data loro di un mese e io avevo detto che potevo andare, poi quando l'hanno spostata in realtà ero via con la bisbetica domata. Perché tu non fai solo il cantautore, vero Igi? Purtroppo no, mi piacerebbe un sacco. Faccio l'attore e ogni tanto mi viene l'embolo cantautore, cioè ho qualche mese che non riesco a stare fermo e scrivo canzoni. Vuoi dirci qualche cosa sulla tua tournée, anche se tu preferiresti parlare della tua attività di cantautore? Beh, vabbè. Comunque l'anno scorso, il giorno della finale, ero in un teatro e ho fatto la finale da solo. E ho vinto il premio da solo. Questa è una grande conquista. Bravo Igi. Grandissima, grazie mille. Grazie a te Igi di essere stato con noi. E allora da Balcone TV Schio è tutto. Un saluto da Carla e seguiteci sui social, Facebook, Twitter e quell'altro che non mi ricordo mai qual è. Instagram. Oh yeah! Ciao! Back in ETV.